Per la nostra libertà. E a Milano, città medaglia d'oro della Resistenza. E pensate che c'è chi vuole invece abolire la legge Mancino, che prevede, oltre alla condanna dell'apologia del fascismo, anche quella dell'apologia del razzismo. 80 anni fa il regime fascista emanava le famigerate leggi razziste che privarono gli ebrei dei loro diritti per la sola colpa di essere nati, per poi privarli delle loro vite dopo l'8 settembre del 1943. Quei provvedimenti infami, firmati dal re Vittorio Emanuele III, di fatto prepararono la Shoah in Italia, alla quale parteciparono attivamente, non bisogna mai dimenticarlo, i repubblichini di Salò. Senza l'apporto dei quali i nazisti non avrebbero potuto arrestare e deportare partigiani, oppositori politici, ebrei, lavoratori in sciopero. Proprio questa mattina si è svolta un'iniziativa che idealmente e umanamente ci unisce: la cerimonia nella ricorrenza del 74° anniversario della terribile strage di civili a Marzabotto e Montesole. Compiuta dai nazisti ancora una volta con la collaborazione della Repubblica di Salò. Il fascismo, nato da subito come movimento razzista, non fece mai nulla di meritevole, ha sostenuto il Presidente della Repubblica per rispondere alle obiezioni di chi dice che ogni tanto il fascismo qualcosa di buono ha fatto. Il fascismo è nato da subito come movimento razzista e la senatrice Liliana Segre ironicamente osservava in una sua intervista: sì, qualcosa il fascismo ha fatto. I treni arrivavano in orario, anche quelli delle deportazioni. Che adesso ci racconta Enrico Nascimbeni. Benvenuto Enrico. Grazie, grazie. Mamma mia, quanti siete. Niente, praticamente erano le 5:30 del pomeriggio, stavo scrivendo un articolo, io sono un giornalista, uno scrittore e un cantautore, quindi facendo tante cose riesco a farle male tutte, e mi hanno chiamato Nascimbeni. Io sono andato a aprire e mi hanno tirato una coltellata e poi andandosene via hanno gridato, hanno detto normalmente sporco comunista di merda. Questo è quello che mi è successo. Premetto che voglio ringraziare per la vicinanza i sentinelli di Milano. Grazie, grazie, grazie. Che comincio ad avere un'età ma poi mi commuovo. Voglio ringraziare tutte le persone al di là dei sentinelli di Milano, l'AMPI, tutti gli amici di Facebook che mi hanno scritto, migliaia di persone. Non posso esimermi di ringraziare il nucleo informativo dei carabinieri di Milano che stanno ancora investigando, perché non è facile la questione, quindi grazie anche loro. Non posso dimenticare che un piccolo particolare che è successo proprio quel giorno. Io vivo con un cagnolino e un carabiniere mi ha detto: signor Nascimbeni, mi sono permesso di dare l'acqua al suo cane perché si è dimenticato, come mi succede spesso, di dare l'acqua al cane. Adesso se c'è qualche animalista per favore non mi crocifiggete. Io non sono qua per fare dei proclami, io voglio dire cosa prova una persona come me che quando avevo 3 anni da un paesino della Bassa Veronese è emigrato con papà e mamma
a Milano. Mio padre è stato un grande giornalista, io sono anche io un giornalista. Cosa ho provato in quel momento? Una grandissima solitudine. Ho avuto paura e mi sono messo a piangere, ci ho messo mezz'ora prima di chiamare i carabinieri. La solitudine è una sensazione che questo governo alle persone che non la pensano come loro la vuole far provare fortemente. Non ringrazio il ministro degli interni per un messaggio di solidarietà che mai è arrivato. Quindi io mi considero un piccolo migrante, perché da un paese sono arrivato a Milano. Naturalmente non è stato uno sfriso di coltellata che mi fa fermare quello che io faccio. Sono un antifascista, sono comunista e non mi vergogno a dirlo. Resistenza, ora e sempre, resistenza! 20 associazioni antifasciste che hanno storie diverse, percorsi diversi. Ovviamente ANED e AMPI sono due istituzioni alle quali ci inchiniamo, e poi ci siamo noi Sentinelli, che siamo una realtà piccola, radicata a Milano, che abbiamo magari anche un linguaggio diverso, ma il valore di oggi sta proprio anche nel aver fatto la fatica, l'impegno, la volontà di stare insieme e sempre di più. Io credo, prima ancora che chiedere unità ai partiti, dobbiamo trovare la forza e la volontà di unirci fra di noi, fra realtà, fra associazioni, fra movimenti, provare a praticare un percorso insieme di linguaggi, di valori, un coraggio che io credo ci accomuni nel riprendere in mano determinate battaglie. AMPI lo sta già facendo da tempo, la prima che vi sto dicendo, il coraggio di dire che i movimenti che fanno chiaramente riferimento al partito fascista vanno chiusi, semplicemente chiusi. Il coraggio di riprendere in mano una battaglia di civiltà come quella dello Ius Soli, il coraggio di tornare a parlare di una legge contro l'omotransfobia, perché quotidianamente vengono picchiati uomini e donne, omosessuali, transessuali. E lasciatemi dire che se noi ritroviamo il coraggio di riprendere in mano queste battaglie, poi possiamo finire con il, come dire, convogliarlo anche verso la politica, quella che sentiamo o più vicina o meno lontana. La politica che a volte, appunto, quella che sentiamo più vicina o meno lontana, che ci ha anche un po' disorientato negli ultimi anni. Ditemi voi, il DASPO va dato a una persona senza tetto o a un nazifascista che fa la ronda? Ditemi voi, è indecoroso un uomo che allunga la mano per chiedere la carità o uno che la alza per fare il saluto romano? Devo aggiungere un'altra cosa, che l'ANED, pur con un dibattito interno molto vivace, nei momenti più acuti della guerra fredda, non ha mai subito scissioni o diaspore, come altre associazioni e organizzazioni, quali quelle sindacali o partigiani, perché ha sempre saputo privilegiare il valore dell'unità antifascista, che è quella che verifichiamo ancora in questa piazza, così partecipata e così presente. Ebbene, questa manifestazione di intolleranza zero ha caratteristiche un po' diverse dai presidi tradizionali. Per noi, organizzatori, AMPI, ANED e Sentinelli, perché vogliamo saldare politicamente le parole chiave di questo momento storico: intolleranza, razzismo, sessismo, omofobia, violenza, documentando da un lato, e abbiamo sentito tanti esempi, la testimonianza concreta, individuale e collettiva
degli effetti devastanti vissuti da cittadini nati, residenti o presenti a vario titolo nel nostro paese, soggetti a provocazioni, minacce, criminalizzazioni, attentati e pestaggi, indicati come capri espiatori dai nuovi fascismi responsabili come dell'attuale crisi, dei nuovi fascismi così aggressivi, violenti e criminogeni che si stanno insediando in Italia, non solo spalleggiati con solidarietà manifeste e conniventi da parte di organi istituzionali e governativi attualmente a trazione salviniana. L'altro aspetto della nostra manifestazione è quello di fare un'analisi collettiva e di sensibilizzazione per la difesa dei valori sostanziali della Costituzione repubblicana, marcatamente antifascista, che è nata dalla resistenza e dalla lotta di liberazione dall'occupazione nazifascista. E qui analizzare come è stato possibile che la resistenza italiana sia stata una vera lotta di popolo, estesa a grandi strati di popolazione, uomini e donne, operai e soldati, intellettuali e partigiani, cittadini generici ma solidali, oppositori antifascisti di vecchia data, condannati dai tribunali speciali in galera o al confino, che si sono incontrati con nuove generazioni che hanno rigettato l'educazione nazionalista, imperialista e barbarica impartita nel ventennio. La battaglia resistenziale ha realizzato la conquista di un'avanzata e progressiva democrazia politica, sociale ed economica, sancita dal titolo primo della Costituzione repubblicana, che è la più bella del mondo purché integralmente attuata. La lezione della resistenza italiana dimostra che per ottenere risultati importanti è necessario avere un progetto di società che nasca e sia condiviso da una elaborazione comune equivalente allo sforzo di costruzione dell'unità antifascista che fu raggiunta con un confronto rispettoso delle differenze e fondato su un rapporto solidale reciproco. L'adesione così numerosa a questa nostra straordinaria manifestazione ci fa sperare di poter costruire una massa critica adeguata ad un'attività di contrasto potente e partecipata alla deleteria eversiva condotta governativa nei confronti dei valori di pace, di libertà, di diritti e di tolleranza e di armonia solidale garantiti oggi e quotidianamente aggrediti. Basta, basta, non tollereremo più questa deriva fascista, mai più, dando attuazione al documento di Mauthausen che impegnava tutti i sopravvissuti dei campi di sterminio a procedere alla garanzia delle libertà. Ora è sempre la resistenza, ora è sempre resistenza. Grazie. Ricordare una volta di più che il lavoro è un formidabile strumento di inclusione. Penso al lavoro buono, il lavoro in regola, il lavoro in sicurezza, non il lavoro in nero, il lavoro gestito dai caporali, ma il lavoro buono è uno strumento di inclusione perché fa sentire parte di una comunità chi c'è ed è il miglior antidoto alla creazione dei ghetti, all'alimentare l'insicurezza sociale e tutto quel brodo di cultura che diventa la base di razzismo e populismo. Perché vedete, nei luoghi di lavoro, nelle fabbriche, negli uffici, nei cantieri, chi lavora gomito a gomito si sente un collega. Chi lavora gomito a gomito non guarda la provenienza dell'altra persona e ci si aiuta e se del caso ci si manda anche a quel paese perché si è colleghi. Il lavoro include, il lavoro include. E accogliere i migranti, fare in modo che possano lavorare, che abbiano una vita autonoma, una vita dignitosa, significa dare veramente integrazione e nel nostro caso significa formare nuovi cittadini milanesi, innamorati della nostra bellissima città.
E poi citavo la cultura di governo. Questo perché le migrazioni sono un fenomeno strutturale. Si emigra dappertutto, si emigra anche da Milano. Penso soprattutto ai giovani che emigrano da Milano perché cercano opportunità che qui non trovano. E poi perché la globalizzazione senza governo politico in questi decenni ha alimentato enormemente le disuguaglianze, ha rafforzato il potere finanziario, ha aumentato a dismisura la ricchezza di pochi. Come si possa pensare che questo non c'entri con i fenomeni migratori, un fatto che io non riesco a comprendere. E allora chi ha delle responsabilità di governo deve avere l'obiettivo di gestire il fenomeno dell'immigrazione e non sfruttarlo in modo becero per seminare odio, paura e ansia sociale. E l'unico comune denominatore, l'unico metro possibile per delimitare la convivenza civile è la legalità. Il pieno rispetto della legalità è un fondamentale non superabile, e certo che lo è per i migranti, però lo è anche per gli italiani. E allora per ogni amico resta quello che scrivo, apri cappuccino addosso come un vestito. La storia della mia gente lo so bene, non la scorderò mai, è sulla mia pelle per sempre ormai, per sempre ormai. La storia della mia gente lo so bene, non la scorderò mai, è sulla mia pelle per sempre ormai. Colazioni la domenica con un veglian, andare in chiesa obbligati da mamma e papà, il pastore con la predica, quella vita frenetica, feste cui veniva il mio brigano della mia città. Vincimo la bomba, vaglia guido la gomba, finché il vicino è la porta. Prendi un brutto voto e dai guerra in famiglia, i tuoi che minacciano e we send you to Nigeria. Gli anziani li chiami sempre zio o zia, saluto gente che non sa chi io sia. Mamma guarda ancora in Hollywood e papà per cena vuole sempre il suo fufu, e telefonate coi parenti che son giù, anche in mezzo a guai dici sempre life is good. La storia della mia gente viene, non la scorderò mai, è sulla mia pelle per sempre ormai, per sempre ormai. La storia della mia gente viene, non la scorderò mai, è sulla mia pelle per sempre ormai. Tutti insieme così. Voglio sentirvi, vai. Lo so bene, non la scorderò. Che è piaciuta sta situazione!